Buonasera, benvenuti a un nuovo numero di replay dallo studio centrale di TV6. Così come la regione Abruzzo, anche il Pescara vuole uscire dalla zona rossa. Ovviamente ci riferiamo alla classifica della Serie B dopo la brillante vittoria ottenuta dal Pescara ad Ascoli nel primo giorno di Breda in panchina. I quesiti che si pongono gli sportivi e tutti quelli che fanno parte dell'ambiente sono proprio questi. Era tutta colpa di Oddo? La squadra si è svegliata di colpo? Quali erano i problemi di questa formazione? E cambiano gli obiettivi della stagione? Ne parleremo dunque con i nostri amici in studio. Intanto saluto Andrea Costantini in studio qui a TV6. Buonasera Andrea. Ciao Enrico e buonasera a tutti. Saluto in regia Maurizio Daguì, buonasera Maurizio, e vado a salutare i primi ospiti in piattaforma che resteranno con noi per tutta la durata della puntata. I nostri amici tradizionali sono Antonio De Leonardis, buonasera Totò, Francesco Di Francesco, buonasera Francesco, Riccardo Clinco, buonasera, buonasera Riccardo. Il collega Luca Pennese, buonasera Luca, e do bentornato alla gente dei calciatori, Dino Zappacorta. Buonasera Dino. Ciao, buonasera a voi tutti. Grazie tanto per aver accettato il nostro invito. Ovviamente durante la puntata ci saranno altri amici e altri ospiti per parlare di altri argomenti. Allora vi chiedo subito, tra i tanti quesiti, era tutta colpa di Massimo Oddo? Riccardo Clinco. Ma non lo so se era tutto a colpo di Massimo Oddo o non era colpa di Massimo Oddo. Quello che abbiamo visto è una squadra completamente trasformata, una squadra che ha lottato, ha combattuto, ha giocato, sembrava una squadra, e ha giocato da squadra, ha vinto da squadra. Nei primi 5 minuti di gioco abbiamo fatto più occasioni da rete che non nelle altre partite in tutti i 90 minuti, e conseguentemente qualcosa è successo. Dirti che sono felice è poco, sono felicissimo anche perché eravamo in una situazione di classifica molto complicata, e questa vittoria veramente ci dà animo, ci dà coraggio per affrontare questo terribile ciclo che ci aspetta da qua a Natale. Francesco, secondo te cosa è successo? I motivi di questa metamorfosi? Capita a volte. Mi viene da dire, una rondine non fa primavera, però meglio una rondine che nulla. È impossibile, io dico che è impossibile pensare che tutte le colpe erano di Oddo. Quando non c'è feeling tra un allenatore e molti giocatori della squadra, sono cose che capitano. La storia è piena di situazioni dove con il nuovo allenatore c'è subito una reazione a 360 gradi, nel senso che si vede una squadra completamente diversa da quella che si era vista sin qui. Adesso bisogna continuare, adesso tocca ai giocatori dimostrare che sono capaci di vincerne 2, 3, 4, di portare il Pescara in una zona di classifica con calma, tranquilla, e poi vedere. Bene, Luca Pennese, allora ti rifaccio la stessa domanda che ho fatto a Riccardo: era tutta colpa di Oddo? No, non era tutta colpa di Oddo, ma l'esonero di Oddo era l'unica strada per uscire da una situazione che si era fatta estremamente difficile. Non c'erano altre soluzioni, a mio avviso. No, a prescindere dalla decisione presa dalla società sulla metamorfosi della squadra. No. Lì la metamorfosi è determinata dall'esonero di Oddo. Le colpe erano da dividere tra le due componenti, squadra e tecnico, ma era evidente la scollatura tra queste due parti. Totò, veniamo alla tua analisi su questa domanda. Ti viene da sorridere perché ci sono delle motivazioni ben diverse? Ma sì, mi viene da sorridere perché è la storia del calcio questa, no? Cambia allenatore, allora la squadra si trasforma. Cioè, secondo me si fa pure un torto a Breda, che ha fatto il suo, l'ha fatto bene, nel senso che lui ha fatto due allenamenti, ha messo sulla squadra e all'improvviso questa qui si trasforma. Cioè, mettiamoci pure l'Ascoli, voglio dire,
che c'era dall'altra parte. Sicuramente è stato un risultato importante, che tra l'altro permette proprio al tecnico di partire nel modo giusto. Insomma, io non credo che nemmeno lui volesse fare dei miracoli, quindi questa squadra ha trovato il giorno giusto, questa spinta data anche dal cambio, perché questa è ovviamente la prassi del calcio di oggi, in cui basta cambiare allenatore e il giocatore si trasforma. Ma io credo che appunto è stata una partita particolare, voglio dire, come la vedo io, che so già la partita precedente, faccio un esempio, se il Galano non sbaglia, non manda fuori sul portiere due palle gol consecutive nei primi 15 minuti, probabilmente sarebbe stata un'altra storia, perché la differenza poi sono sottili. È ovvio che non sono d'accordo, già l'ho detto più volte, soprattutto quando una società parte con un programma e progetto, con queste grandi parole, biennale, che poi diventa trimestrale, e la cosa mi fa pure un po' pena, voglio dire, perché non è questo il modo per gestire una società con tutti i problemi che ci stanno, con tutte le carenze che possa avere. Io mi auguro appunto che questo successo comunque intanto permette al nuovo tecnico di partire col piede giusto, però non possa tralasciare quelli che erano stati i problemi che hanno anticipato le zone di Oddo e questa partenza nuova, cioè nel senso che questa è una squadra che va rinforzata a tutti i costi, non c'è altro da fare. Del resto, insomma, anche questa volta il migliore in campo, a parte Galano, è stato Ceter, che è il giocatore più determinante, che ha giocato 4 partite delle 10, insomma, è ovvio che poi restano dei problemi, Valdifiori non è Valdifiori che avrebbe dovuto prendere. Dopo Totò analizzeremo i vari motivi di questo rendimento un po' altalenante. Allora, Dino Zappacorta, che è un intermediario finanziario e assicurativo da oltre 30 anni, quindi ha contatto con gli atleti, avrai sentito che gli stessi atleti sono stati un po' presi di mira dalla massa dei tifosi, degli sportivi, perché prima rendevano in un certo modo, invece ad Ascoli c'è stata una metamorfosi anche a livello caratteriale. Cosa ti senti di dire a tal proposito? Rico, scusa, posso permettermi di rispondere alla domanda che hai fatto agli altri? Mi piacerebbe. Sì, ma te l'avrei rifatta. Quindi rispondi subito a Oddi. Intanto sei in penombra, non ti vediamo bene, sei molto scuro, dopo aggiusteremo le varie luci. Ma devo accendere le luci qua, devo vedere che fare, però poi... Adesso ci organizzeremo. Allora, stai meglio così, dai. Grande Totò. Allora, per quanto vado in ordine cronologico, voglio dire la mia, che poi, ripeto, è la mia. Allora, per quanto riguarda il discorso, la prima domanda che tu hai fatto, se era colpa di Oddo o non Oddo, io rispondo così, che non lo so. Può darsi che sia colpa di Oddo, può darsi che sia colpa della squadra, può darsi che sia colpa di noi che ci giriamo intorno, dei tifosi, la colpa può essere di chiunque. Una cosa è certa, che se è colpa di Oddo negli ultimi 5-6 anni è colpa di Epifani, è colpa di Bucchi, cioè è colpa di tutti, è colpa delle Grottaglie, insomma, tutti quelli che si sono avvicendati, no? Quindi dico una cosa che farà sorridere, anche colpa di Pillon che ci ha salvati a Venezia all'ultimo istante e poi a momenti vincevamo il campionato, è stato mandato via, quindi se vogliamo è colpa anche di Pillon, cioè, perché non ha vinto il campionato, quindi non esiste una colpa. Quindi già esplicita la tua risposta. Non esiste una colpa di Oddo, l'allenatore paga per tutti, l'ha detto anche il presidente, l'allenatore paga per tutti, ma non è che abbia colpe particolari, altrimenti le hanno tutti 5-6 avvicendati in 2 anni, che secondo me va fuori da ogni logica, no? Perché avvicendare sempre il tecnico è la cosa più facile che ci possa essere. Poi ci ricordiamo Pordenone l'anno scorso, volevo spezzare una lancia a favore del Pescara, ma non tanto. Ho sentito dei pareri talmente euforici dopo la prestazione di Ascoli che ben venga, sto toccando ferro perché dirò un qualcosa, ma io sto toccando ferro perché sono tifoso biancazzurro e mi butterei nel fuoco per la squadra, anzi la vorrei in Champions League fa un po'. Comunque, voglio dire, abbiamo giocato contro, io credo che, come si chiama la squadra là? Quella di
di Salvatore Di Giovanni, che sta andando fortissimo. Notaresco avrebbe fatto 4 gol all'Ascoli di venerdì sera, perché l'Ascoli è una squadra che non ha né capo né coda, non ha un giocatore forte, non ha qualcuno, non ha schemi di gioco. Così però si levano meriti al Pescara, se parli. Il Pescara ha fatto semplicemente quello che deve fare il Pescara, perché il Pescara rispetto all'Ascoli è di 2 categorie superiori, punto. Ma l'Ascoli era inguardabile. Noi siamo andati a Pordenone con le Grottaglie, la prima, ce la ricordiamo tutti, facciamo parte di questo mondo. Lì Zappa fece il calciatore, per fortuna è stato venduto, è stata la partita in cui Zappa le Grottaglie lo mise a fare boom 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 a tutta fascia, come si suol dire, e fece il Pescara una prestazione, io credo il Barcellona gioca così, ma il Pordenone ne perse 5 di fila dopo di noi, ed il Pordenone era più forte dell'Ascoli in quel momento lì e in quella fase lì. Quindi io spegnerei tutti questi entusiasmi, perché passiamo dal pianto totale, dalla disperazione a un'euforia, e questo a me non mi sta bene, non mi è mai stato bene nella vita, nel calcio e da tutte le parti. Ragazzi, equilibrio. Quindi si è capito che non era tutta colpa di Oddo sulla trasformazione della squadra. Assolutamente no, altrimenti e perché allora questa squadra si... perché questa squadra si è svegliata di colpo? Perché quando c'è un avvicendamento tecnico, Enrico, tu lo sai meglio di me, perché sei più esperto di me, sei più vecchio, volevo dire, è vero, sei più vecchio, quindi sei più vecchio. Detto questo, c'è Totò che ci insegna il calcio, gli altri ospiti ne sanno quanto me, Luca Pennese meno di me, ma gli altri non sanno quanto me, scherzo Luca. E quindi vero, volevo dire, no, cioè, quando c'è un avvicendamento tecnico si rimette la palla al centro, tutti quanti vorrebbero far vedere che possono fare i titolari, quindi se prima si dà 10, dopo si dà 15, si dà 20. Vabbè, però questo discorso, scusami Dino, era valido anche per l'Ascoli, che ha cambiato allenatore, c'era Delio Rossi, invece ha continuato a giocare un brutto calcio. Può valere anche per la Triestina di Pillon, prima partita, però la Triestina perde in casa. Ma se la squadra del Pescara non è un'equazione. Il Pescara non è una squadra scarsa a livello individuale, l'Ascoli è una squadra scarsa, quindi lì ci vuole Mandrake all'Ascoli, qua da noi basta Silvan. Massimo Silva? No, Silvan il mago. Ah, pensavo l'allenatore Massimo Silva che sta facendo bene. Però io devo dire che ho visto Galano all'88esimo, che al posto di essere il Robin della Puglia era l'Eto della Puglia, perché è andata a fare un recupero in difesa all'88. Quindi Galano andava contro Oddo, Gringo. Qualcosa di diverso c'è. Galano andava contro Oddo, Gringo, dimmi. Come? Quindi per te Galano andava contro Oddo. No, io non lo dico questo, io ritengo che sia un professionista, io probabilmente mi domando come mai prima giocavo in un modo, adesso gioco in un altro. Cioè io non credo che i giocatori giocassero contro l'allenatore, ma la mia domanda è perché prima giocavo in un modo e adesso gioco in un altro. E questo me lo devi... La risposta è quella che ti ho dato io. Scusami, però questo è quello che abbiamo visto tutti. Non è che l'atteggiamento in campo è stato un'altra cosa, cioè l'atteggiamento, poi tu mi dici che l'Ascoli era mediamente scarso, io anche su questo comunque non ne sono così convinto, perché aveva 5 punti e noi 4, ma è una partita in meno, ma al di là di questo, cioè l'atteggiamento, parliamo di questo, è un atteggiamento di una squadra diversa, questo perfetto. È la storia. Chiedo scusa, allora devo intervenire, chiedo scusa, e sì. Perché allora, l'atteggiamento... Allora, Francesco e poi Totò. Prima Francesco e poi Totò. Sì. Chiedo scusa. Io sono convinto che nessun giocatore, perché me lo dicono tutti, negli ultimi 30-40 anni, a tutti i livelli, nessun giocatore gioca per perdere, nessuno va contro l'allenatore. Si parla di motivazioni. Benissimo. Tutte chiacchiere queste, non è vero niente. Appunto, esatto, ma perché ci arrivavo. Chiedo scusa. Si parla di motivazioni. E perché prima non c'erano le motivazioni e adesso ci sono? Prima domanda. Seconda domanda. Ma perché suona a merito alla serietà di Galano, che all'88esimo rincorre l'avversario e dà una mano in difesa, e prima non si sa che andava trovando? Non ha legato con Oddo. E che significa che non è legato con Oddo? Ma perché quelli, i direttori d'orchestra che fanno parte della Filarmonica di Vienna, che non hanno legato con Riccardo Muti, stonano quando suonano il violino o suonano lo stesso il violino? Come quando fa comodo i protagonisti, scusami, i protagonisti sono i giocatori, in campo vanno i giocatori, loro sono quando, mentre si fanno altri discorsi, i giocatori non la colpa è dell'allenatore, oppure la colpa è della società che ha sbagliato gli acquisti o quell'altro.
io credo di aver sollevato Riccardo, si è capito Francesco, Riccardo, sì. Ti volevo dire una cosa, e faccio l'esempio di uno dei più grandi giocatori del mondo del calcio, Lothar Matthäus. A un certo punto, quando giocava nell'Inter, disse che era infortunato, non andava più in progressione in verticale, ma dava la palla in orizzontale, è stato venduto, ha detto che si ritirava, è stato per 6 anni ancora titolare della nazionale tedesca e si è messo a fare il libero. Quindi, che significa? Probabilmente qualche colpa di qualche giocatore c'è sicuramente. Significa velocemente, poi la parola, chiedo scusa Enrico, significa che la dobbiamo finire, se diciamo che sono uomini, e che sono uomini perché lo sono, e quindi hanno tutte le debolezze, hanno tutti i pregi, tutti i difetti di qualunque essere umano, dal più importante sulla faccia della terra all'ultimo meno importante, allora siamo d'accordo, altrimenti si parla di poca serietà professionale, non parlo dell'uomo, parlo del giocatore, di poca serietà, di condizionamento psicologico, perché c'è anche questo, come ci vorrebbe il dottor Litterio, perché è vero che se tu sei stimolato e l'allenatore o chi dirige riesce a stimolarti. Comunque Francesco, tu sei dalla parte dei calciatori, mi sembra di capire, cioè sulla buona fede. No, parte dei calciatori, io dico che i calciatori hanno delle colpe grandissime. Oddo c'ha le sue colpe, ma i giocatori, sapessi quanto le hanno, è troppo comodo, dice adesso è arrivato Breda, ci ha stimolato. Che cazzo non c'è da dire? Tu andando in campo devi trovare da solo. Era ironico, ovviamente. Era ironica la mia riflessione. Lo so. Bravo. Allora, Totò, e poi torniamo da Dino, che ha aperto il discorso, perché Dino ha detto in apertura, sì, però, vabbè, qui però ha pagato Oddo, ma hanno pagato prima Zauri, però non Bucchi. Si possono dire le parolacce, Enrico, non si possono, sì, dire, richiama di Francesco cartellino già. Quali parolacce? Totò, la cazzarola, lo sai che quelle non ci si fingono le uova. No, quella è la cazzaruola. Stai, vai Totò. Posso? Vai, in dialetto. No, vabbè, per continuare il discorso, soprattutto sul ruolo che hanno avuto i calciatori in questo momento, a me mi lascia molto perplesso, la dichiarazione di Galano a fine partita. Cioè, Galano ha dichiarato, cioè il titolo del centro qui da dopo la partita, finalmente siamo stati una squadra. E poi il titolo principale, mi esalto quando avverto fiducia. È ovvio che tu dici questo, che avverte fiducia, che prima non ce l'aveva. Vuol dire una cosa anche pericolosa. Non solo, aggiungo questo, che Galano ha saltato una sola partita per infortunio con Oddo, è stato 2 o 3 volte entrato dalla. Non solo, il primo rigore l'ha tirato lui a Reggio Calabria e l'ha sbagliato quando si era solo 0-0, la sua media voto è su 5, voglio dire, cioè, quando si fanno queste dichiarazioni, secondo me sono destabilizzanti, cioè sono cose molto pericolose per quello che può essere il futuro di questa squadra, sono cose pesanti a mio però avviso. Però tutto il discorso non è legato solo a Galano, noi parliamo in generale, certo Galano è l'elemento che fa più discutere. Esatto, ma difatti voglio dire, io questa cosa chiedo scusa Totò, prima che ci capiamo, a me di Oddo non me ne, attenzione, perché poi arrivano le persone che cominciano a dire pro Oddo contro Oddo, a me di Oddo non frega nulla, ecco. Siccome non me ne frega niente di Galano e dei giocatori, io sto dico quello che io vedo, analizzo, poi la mia analisi può essere giusta, condivisibile, perfetto, sbagliata, perfetto, e tutto il resto, ma non è questione di o pro Oddo o contro Oddo. È un dato di fatto, ha commesso errori, ma tantissimi ne hanno commessi anche i giocatori. Senso, Francesco, Totò. Sì, però ho capito, ma io nemmeno ne dicevo sul Galano, io sto facendo una riflessione assieme a voi su queste dichiarazioni che arrivano dopo un esonero, per dire che sono cose che sono successe già nella passata stagione, voglio dire, quindi questo qui a mio avviso, e soprattutto perché non è una cosa, è banalissimo pensare che un allenatore con 2 allenamenti e una partita possa trasformare la squadra totalmente. È ovvio che molto, come sono d'accordo con Dino, ha contribuito
contribuito alla pochezza dell'Ascoli, però chiaramente la risposta del Pescara è stata notevole. Io credo che tra le varie componenti sia soprattutto quello che la prima parte il Pescara se l'è giocata con i resti, già l'ho detto altre volte, cioè con una squadra, giocare con Cetero, senza Cetero, non è la stessa cosa per una squadra come il Pescara, tant'è vero che con lui il Pescara ha vinto, ha pareggiato, non solo, lui ha segnato gol, ha fatto segnare gol, perché come è fatta questa squadra? Chiaramente sono soprattutto le condizioni, e ripeto, in questo momento il Pescara sta giocando ancora senza alcuni giocatori che all'inizio della preparazione devono essere determinanti, il fulcro della squadra, Valdifiori nell'ultima partita, prima stava fuori, ma non è che stava fuori per punizione, stava fuori perché non è in condizione, e l'abbiamo visto di nuovo che non è in condizione. Nonostante questo la squadra ha avuto questa reazione, ripeto, in collaborazione con l'Ascoli, che ma io sono contento che sia finita così. Posso dire una cosa? Allora, torniamo problemi, da Dino, torniamo da Dino. Da non trascurare. Posso dire una cosa al volo? No, venivo proprio da te. No, che va a spegnere questo discorso qui, che tutti abbiamo ragione e nessuno ha ragione. Allora, io volevo fare una domanda ai miei illustri colleghi, stavo dicendo, insomma, personaggi che sono lì presenti. Secondo voi quanto incide un allenatore in una squadra di calcio? Una percentuale? Quanto incide per i risultati, che sia per la salvezza, che sia per vincere un campionato, che sia per andare in Champions? Secondo voi in che percentuale incide l'allenatore? Ma dai intanto tu una risposta. Intanto, in base alla risposta che voi date su questa domanda, abbiamo risolto questa diatriba oddo non oddo. Secondo me. No, però tu prima hai fatto una premessa nell'intervento iniziale. Quando dicevi perché è colpa di Oddo, allora era colpa di Zauri, era colpa di Legrottaglie, era colpa di Bucchi, evidentemente c'è Enrico, qualcosa... Non l'ho detto io, questo l'ha detto la storia. È la storia, sono dati, certo. Quindi vuol dire che c'è qualcosa che non funziona all'interno dello spogliatoio che ha evidentemente una forza anche per mandare a casa degli allenatori, con volontà o senza volontà, Scusa Enrico, ma te la faccio io la domanda di uno Zambacort, di chi è allora la colpa? Che tu fai le domande, ma te la faccio io, perché tanto io hanno capito rispondo. Tutti a casa a chi rispondo. Ti riferisci, perché se la colpa non è dei giocatori, non è dell'allenatore, la società c'è rimasta, che ha tolto tutti gli allenatori, o no? Rispondi, se rispondo con devo rispondere, però sì. Francesco, parliamo con Toni Pacifici, che non è scoppiata la guerra, cioè... Guarda che io ti rispondo, ma noto con veramente orgoglio e piacere, e sono soddisfatto che Francesco si è rinforzato, grande Francesco, ti vedevo un po' appassito ultimamente, invece sta in splendida forma, attaccami pure, ma io ti rispondo. Allora, io non devo attaccare, ma non mi spaventi. Allora, detto questo, allora, se la colpa non è dei giocatori, se la colpa non è di oggi, chi sarà? Della società. In questo caso la società è chiaro che ha delle colpe, ma non devo dirlo io, lo dice tutta Pescara. Ma detto questo, e non sto andando contro la società, chi è chiamato a prendere delle decisioni, che si chiama direttore generale, e parlo non solo di calcio, amministratori delegati e tutto quanto, parlo nella vita normale, sono coloro che sono chiamati a prendere delle decisioni. Allora, quando si prende una decisione, si può prendere un applauso, si può prendere anche dei fischi. Negli ultimi anni, secondo me, il nostro buon presidente Daniele Sebastiani, con il suo staff, ha preso delle decisioni non propriamente azzeccate. Ma c'è da dire che l'anno scorso alla fine ci siamo riusciti a salvare nonostante questo, ma se oggi io devo dare una colpa, visto che sono stati esonerati 5, 6, 7 allenatori in 2 anni, perché nel calcio si esona l'allenatore, non si può esonerare 31 giocatori così come andrebbe fatto forse quest'anno, ma detto questo è una mia idea, perché l'anno scorso tutti i calciatori, anche l'anno scorso, ma anche più l'anno scorso, vogliamo. Ma volevo fare questa domanda. Allora, la percentuale, secondo me, in modo che spero che poi qualcuno di voi mi risponda, quando la squadra va bene, qualunque sia l'obiettivo, per me un 75% è merito della squadra. L'allenatore incide per un 25%. Punto. Buon allora, obiettivo. Intanto approfitto per salutare, forse l'avrete già visto in piattaforma, il preparatore atletico Franco Giammartino. Buonasera Franco, grazie per aver accettato il nostro invito. Tra poco ti coinvolgeremo su un discorso. Ciao Franco. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Buonasera Franco. Ciao. Un discorso ciao, che Franco. È stato ciao, fatto. Ciao, buonasera a tutti.
Franco, un discorso che è stato fatto spesso negli ultimi tempi sulla preparazione atletica, ma lo riprenderemo tra qualche istante. Continuiamo invece su questa linea che vede le responsabilità suddivise fra squadra, società, allenatore. In parte era rimasto in sospeso Luca Pennese. Luca, avevi alzato il braccio come scuola, sì. Adesso puoi intervenire. No, sono d'accordo con Dino. Questo è uno spogliatoio che secondo me, l'ho detto anche qualche mese fa, intervenendo nella tua trasmissione, andava a rasar suolo dopo lo spareggio di Perugia. Così non è stato possibile per mille motivi, per mancanza di tempo, per mancanza di offerte per molti giocatori, ma quello che hanno fatto nel determinare il destino di cinque allenatori in quest'anno solare è clamoroso. È palese che ha ragione Dino sotto questo punto di vista. Ripeto però che anche che in questo momento storico non poteva esserci alternativa che l'esonero di Mister Oddo. E allora cerchiamo di sintetizzare quali erano i problemi della squadra, adesso Oddo o non Oddo, Breda o non Breda, quali erano i principali problemi di questa squadra? In 5 minuti dobbiamo rispondere perché poi andiamo in pubblicità. Ripartiamo da Riccardo. Guarda, è stato detto tutto e il contrario di tutto. 50%, ti ripeto, probabilmente allenatore e 50% di giocatori. Probabilmente l'errore è stato fatto quello di far tornare Massimo Oddo all'inizio. No, mi riferisco ai problemi che problemi aveva questa squadra, a prescindere dalle responsabilità dell'allenatore. I problemi di questa atleta, squadra natura... è che non ci mettevano la gamba, non correvano e erano molli. Quello che abbiamo visto tutto. Mettevano la gamba. Su. Totò! Ma dai, che sto mettevano la gamba, che ci mettevano? La stampella ci mette. Il problema vero, io lo sto ripetendo il resto da tre campionati. Questa squadra non è attrezzata per fare quello che doveva fare. È poco inutile che ci giriamo sempre intorno, perché è ovvio che il ruolo dell'allenatore diventa marginale, nel senso che voglio dire, ma perché si fanno questi? Questo succede non solo a Oddo, succede a Di Francesco che stava facendo bene a Roma e l'hanno buttato via. Successo a Pioli che era già fuori dal Milan e adesso quasi quasi vince il campionato. Voglio dire, il problema è sempre la radice, cioè quella che tu puoi fare, come puoi costruire una squadra e come puoi portare avanti questo benedetto progetto che è solo una parola vuota di significato. Il progetto è qualcosa che mi fa venire a veramente. Quella mi fa venire l'orticaria, perché nessuno è in grado di fare un progetto quando anche gli addetti ai lavori, non io ma qualcuno, continua a ripetere che vabbè, l'unica cosa era cambiare allenatore per tutte le situazioni. Ma di che stiamo a parlare? Ma allora perché non lo diciamo prima, cioè quando si parte la stagione e dice allora programma biennale? No, perché programma biennale in base a che cosa? Fatemi capire. Cioè è inutile che andiamo sempre dietro al risultato e vediamo che quello che è successo è lo stesso, ed è la sciagura del calcio italiano che butta miliardi in tutti i sensi, soprattutto con la storia, questa storia dell'allenatore che praticamente, facciamo un esempio di Conte, voglio dire, questo si è fatto due squadre, voglio dire, però finora non ha vinto un cacchio, non solo non ha vinto un cacchio, ha fatto un cacchio si può dire, si può dire. Non mi sarei permessa, voglio dire, abbia due squadre, però oramai l'allenatore è il protagonista di questo famoso progetto, che condiziona eccetera nelle grandi società, nelle piccole non le può condizionare, perché come costruisce la squadra una società come il Pescara, come l'Ascoli e come tante altre, lo costruisce in base a quelle che sono le sue possibilità. E allora non mi parlate di progetto, di programma. Fate ridere tutti quanti, ok? Allora, dopodiché l'unica strada è quella, cambia allenatore, poi cambia uno, due, tre, quattro, quanti cacchi ti parli. Però non è quello che risolve. La storia di questi anni, come ha detto anche Dino, la sappiamo tutti, voglio dire, la sappiamo tutti. Quando la Grottaglia vinse a Pordenone, sembrava il nuovo Messia, però dopo le Grottaglie è finito. Voglio dire, non è questo. Ci sono delle situazioni particolari che vanno gestite, la squadra nasce
anche grazie all'allenatore, grazie alla squadra. La squadra è la prima cosa, perché anche la squadra di Galeone era la squadra di ragazzi, ma erano ragazzi di una di qualità, di dentro, come in tutti i sensi, voglio dire, Magano, Berlinghieri, tutti quelli che ci abbiamo. Totò, scusa. Riccardo, velocemente, che tra poco devo andare in pubblicità. Totò, scusa. Velocemente, sì. Quindi tu avresti tenuto Massimo Otto, avresti tenuto Massimo Otto sulla Brigata del Pescara, quindi la società. Sì. Ok. Però usciamo adesso da questo discorso. Avremmo difeso alla fine questo progetto. Adesso usciamo da questo discorso di Oddo, perché dobbiamo entrare sui problemi. No, non è di Oddo, era in generale, era proprio una posizione. No, in generale. La mia domanda era sui problemi che questa squadra aveva, probabilmente ancora, e che sono stati offuscati parzialmente nell'ultima partita. Dino. Ma dobbiamo dare atto al nostro presidente, che prima di cacciare via un allenatore veramente ci mette tanto, 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 e quindi io gliene faccio un plauso di questo. Cioè, non è Zamparini della situazione. Lui ci ricordiamo l'anno della Serie A di Oddo, ne perse 7-8 di fila, l'ultima con la Lazio veramente è stata una debacle, e neanche lì la cacciò. Quindi, cioè, voglio dire, non stiamo parlando di un allenatore mangia, di un presidente mangia allenatore, stiamo parlando di una persona equilibrata che, tra parentesi, ha ammesso i suoi errori, no? Perché Sebastiani l'ha detto, quello che ho detto io l'ha detto anche lui, non è che mi ho inventato l'acqua calda. Se la squadra non si può cacciare, si caccia l'allenatore. Si sarebbe autocacciato lui. La cosa dell'allenatore, mannaggia la miseria, io non riesco veramente, ragazzi. Totò, guarda che lui prima di cacciare un allenatore. Ho capito, ma sono d'accordo con te, ma non lo deve cacciare. Non la deve cacciare, ma questo non sta a me dirlo. No, te lo dico io, in base a quello che ho visto nella mia vita. Ti posso citare un allenatore francese, si chiama Roux, se vuoi te lo vai a controllare. È stata all'Auxerre 40 anni, in questi 40 anni. Pure Ferguson c'è stato 40 anni. No, fermati, calcio cambiato. C'è stato 20 anni. Lui c'è stato 40 anni, ha cominciato in Serie C, è arrivato alla Serie A, è arrivato alle Coppe, è tornato in B, è tornato in C, è ritornato in A, è rimasto sempre lui. Ci sarà modo o no? Pure là ha fatto risultati o non risultati. Questo è purtroppo è il problema. Ma come puoi pensare di far questo in una calcio, squadra italiana? No, basta, di questo calcio, di quello non mi diverto più, perché se no tutti in base al risultato. Esattamente. Allora, a proposito di allenatori, qualcosa si sta muovendo anche a Brescia nuovamente, Andrea Costantini? Sì, perché c'è una nuova crisi tecnica. Sappiamo che all'inizio della stagione Del Neri è subito saltato ed è subentrato Diego Lopez, che dopo la sconfitta di Reggio Calabria ha subito in pratica lo stesso trattamento sulla panchina del Brescia. A breve siederà Dionigi e dunque prenderà il posto di Diego Lopez. Nuovo avvicendamento in casa Cellino. E comunque uno dei problemi sollevati anche dalla società sulle carenze di questa squadra è inerente alla preparazione atletica, allo stato atletico fisico dell'11 biancoazzurro. Ne parleremo tra qualche istante dopo la pubblicità, tra poco. Se cerchi qualità, assortimento e il miglior prezzo, Notti d'Oro a Montesilvano. Oltre 1000 metri quadri di esposizione di materassi e biancheria per la casa. Esclusivista Blue Marine, Borbonese, Luigiò, Bellora, Bossi, Fazzini, Somma, Piumini Down and Step, Materassi Tempur, Dorelan, Simmons, Mistral, Pirelli, Permaflex e Letti Bontempi. Notti d'Oro, vieni a trovarci a Montesilvano in Corso Umberto 271, telefono 085 44 58 973. Notti d'Oro, materassi e biancheria per sognare. Il super bonus 110% non è per tutti, non è per sempre. Il super bonus è difficile da ottenere. Lo trasforma in realtà Aragon Invest, Energy Service Company certificata a Pescara, in via Cetteo Ciglio 56. Continua ad abitare i tuoi sogni, ma a costo zero. Info aragoninvest.eu. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport.
prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi lancia Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Torniamo in studio con i nostri amici per commentare il momento del Pescara dopo la vittoria di Ascoli. Allora, prima della pubblicità avevo sollevato questo problema, si è parlato tanto di preparazione fisica, livello atletico di questa squadra. Chi meglio può dirci qualcosa in più se non Franco Giammartino, un preparatore atletico che negli ultimi 10 anni ha lavorato nei club di Serie A, ha iniziato con il Pescara nella stagione 2010-2011 con Eusebio Di Francesco, poi dal 2012 sempre in Serie A, Lecce, Sassuolo 4 anni, Roma 3 anni, Sampdoria 1 anno. Intanto Franco, come stai? Ti chiedo subito. Bene, 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 sono contento di intervenire in questa trasmissione, ci sono parecchi amici, sono tutti quanti e saluto anche gli altri ospiti. Sì, senti Franco, prima di entrare nel tuo panorama, dall'esterno cosa hai visto di diverso dalla partita di Ascoli alle precedenti? Ma sicuramente il piglio della squadra è stato un altro piglio, è normale che quando si cambia allenatore tutti quanti sono più motivati, tutti quanti sono più, la solita funzione si alza sicuramente al massimo, quindi è anche perché anche la squadra, diciamo, ha una responsabilità diversa, quando viene mandato via un allenatore sicuramente i giocatori sentono più la responsabilità della situazione. Ma ho visto una squadra sinceramente molto... molto unita, ma non perché prima non lo fosse, è perché è una conseguenza normale del cambio di allenatore. Giustamente quando la responsabilità poi non cade più sull'allenatore, che come sempre si dice è il capo espiatore della situazione, perché effettivamente è così, lui è a capo di una squadra, però in questa situazione sicuramente i giocatori si sentono più responsabilizzati. Quindi ho visto una squadra sicuramente con un piglio diverso, ma non dettato dal fatto che ci sia stato un cambio. Secondo me è più un fatto di sentire la responsabilità propria della situazione da parte dei calciatori.
Ecco, tornando alla partita di Ascoli, molti sostengono che questa squadra è arrivata a fine partita con la lingua di fuori. E ritieni invece che ci siano dei motivi alla base, c'è cioè una preparazione iniziata in ritardo, tanti infortuni, giocatori che arrivavano in precarie condizioni fisiche, cioè in generale, senza entrare nel motivo Pescara, possono questi essere dei validi motivi per trovare una condizione non eccelsa? Beh, sicuramente la squadra risente di, perché ovviamente sappiamo che i giocatori sono, quando si dice che i giocatori sono tutti uguali, secondo me è una falsa verità, perché fondamentalmente quando ti vengono a mancare dei giocatori che comunque sia dal punto di vista tecnico e anche dal punto di vista, diciamo, caratteriale, mancano questi giocatori, sicuramente la squadra ne risente. Anche il fatto dei tanti infortuni, soprattutto anche il fatto dei tanti infortuni, sicuramente condiziona la condizione generale della squadra, perché ovviamente poi c'è l'infortunio, c'è un periodo di stop, ovviamente i giocatori al rientro fanno più fatica, soprattutto inizialmente, e siccome il Pescara in questa prima fase sicuramente ha avuto delle mancanze importanti, questa si ripercuote nella condizione generale della squadra. E ora sì, ci sono state tante, secondo me, problematiche, non per ultima il Covid, che sicuramente condiziona anche questa, diciamo, tematica, condiziona lo stato della la condizione fisica della squadra, perché comunque ci sono dei giocatori. Ora a Pescara, dal punto di vista specifico, abbiamo avuto pochi casi di Covid, però in tante altre squadre in cui i giocatori si fermano per i 15 giorni di quarantena, poi rientrano, poi ne escono altri 4-5, sicuramente la condizione generale della squadra ne risente. Anche il fatto di essere partito, come dici tu, in ritardo può aver avuto, soprattutto inizialmente. No, scusami Franco, questo è un discorso che deve valere un po' per tutte le squadre, no? Sì, sicuramente per tutte le squadre. Ovviamente poi c'è un problema, una tematica di gestione interna delle risorse proprio umane, che secondo me fanno la differenza. Ovviamente per fare tutto questo bisogna avere una squadra, insomma, dal punto di vista numerico dell'organico, che ti permette anche di fare scelte diverse legate a queste problematiche. Sicuramente il Pescara, per me come squadra, senza entrare dal punto di vista tecnico-tattico, mi sembra una buona squadra per la categoria, perché sicuramente ha degli elementi giovani di valore e anche degli elementi, diciamo, di esperienza per la categoria. Ora sicuramente le sconfitte poi portano una mancanza di autostima che, vuoi o non vuoi, si riflette sulla squadra, perché fondamentalmente quando i risultati non arrivano, una sorta di, chiamiamola tra virgolette, depressione della squadra sicuramente c'è, e questo ovviamente va a inficiare anche quello che sia la preparazione atletica specifica per la squadra. Ecco, te lo chiedo direttamente, tramite il tuo occhio, hai visto una squadra che sta sulle gambe? Io ho visto una squadra domenica ad Ascoli che sicuramente ha dato tutto, ma questo non vuol dire che prima non lo facesse. Ti ripeto, forse il cambio di allenatore, senza entrare nello specifico, non per colpa del precedente e non per merito di quello attuale, mister Breda, che sicuramente in una settimana non ha potuto cambiare o stravolgere fondamentalmente né la parte atletica tramite il suo preparatore e né la parte, diciamo, tecnico-tattica, anche se qualche piccola correzione l'ha fatta. Però secondo me il fatto di essere arrivati a fine partita comunque un po' sulle gambe è dettata dal fatto che tutti gli 11 in campo, i 13, 14, 15, quelli che hanno giocato, hanno dato tutto in quella situazione specifica. Secondo me molto legata anche alla responsabilità che ha avuto in questa partita, la responsabilità proprio dei giocatori, perché ecco, non ci dimentichiamo che alla fine si fanno tanti ragionamenti. Diceva prima giustamente Dino, qual è la percentuale che può avere l'allenatore o lo staff all'interno di una squadra? Sicuramente ha una percentuale
secondo il mio punto di vista, non altissima, importante ma non altissima, ma fondamentalmente è la squadra in sé per sé che porta avanti, diciamo, la stagione. E... 75% Franco, giusto? Ecco, io lo vorrei tornare da te perché sei d'accordo con me? No, sono d'accordo con te, che l'allenatore secondo me ha un'importanza, ma soprattutto ha l'importanza di saper motivare il gruppo, è un'importanza anche che tecnica. Oggi l'allenatore è un prete. Dino, ascoltami, tu che sei stato 30 anni... Come va la luce, ragazzi? Guardate che mi sono potenziato. Tu che sei vicino alla Pescara Calcio da oltre 30 anni, noti qualcosa di differente nella personalità, nell'abnegazione dei calciatori professionisti? Tu ne hai 600 nel tuo staff, però è cambiato qualcosa a livello di dei calciatori, Enrico? Sì. Ma non della Pescara Calcio, i calciatori in generale, il calcio è cambiato completamente. Certo, in generale. No, completamente, cioè proprio completamente. Cioè, io potremmo stare qui due giorni e far impazzire dalle risate tutte le esperienze che ho vissuto, perché in un modo o nell'altro io l'ho messo dentro le società, sapete, sono stato vicino a Corioni per più di 11 anni, ho visto di tutto, ma quello per rispondere alla tua domanda, il calciatore oggi è cambiato completamente rispetto a quello di 10 o 12, 13 anni fa. Anche cioè, per questo è meno amato? Ma certo, ma oggi il calciatore vive per la PlayStation, le cuffiette, l'iPod, i social, Instagram, quella. Cioè, prima io ho visto delle litigate dentro lo spogliatoio, ho visto dei cazzotti volare tra compagni di squadra. La domenica successiva, se veniva toccato un compagno con il quale se ne è preso a botte, succedeva un pandemonio. Cioè c'era un'armonia, un feeling fra di loro, anche litigando. Io non vedo litigare gente nello spogliatoio, ma non del Pescara, da tutte le parti, da anni e anni e anni. Sapete perché? Perché i giocatori di oggi, Instagram, Facebook, Zoom, cioè vivono con le cuffiette, tu gli parli, non sai neanche se stanno ascoltando te o stanno sentendo la musica, non hanno tempo di ascoltare neanche quello che tu gli stai dicendo, che vale per loro. Per quanto mi riguarda il mio discorso, dove devo firmare, ti rispondono. Ma di cosa stiamo parlando? Io vi posso raccontare, senza citare la squadra, eravamo in un ritiro, anch'io ero lì perché il presidente volevo che ero lì, un sabato sera, la domenica successiva c'era uno spareggio per rimanere in Serie A. Parliamo ovviamente di due squadre che lottavano per non retrocedere da là, ti parlo di un po' di anni fa. Alle 3 del mattino siamo andati in una camera, il sabato sera si giocava la domenica alle 2:30, tramite il quarto portiere, che era amico mio, dice andiamo a fare un giro, va, lui era più avvezzo a queste cose, entriamo in una camera, abbiamo aperto la porta dell'albergo, non si vedeva chi c'era per il fumo, stavano giocando a poker, alle 3 del mattino il giorno dopo c'era la partita per salvarsi, scendono in campo 2-0, Udinese a casa. Questa è la verità, cioè non è che, cioè, una volta erano persone vere, ma attenzione, non solo i calciatori, perché il mondo è cambiato completamente, basta accendere Screditando la categoria, però no, non stiamo screditando, Enrico. Beh, no, certo, non è un complimento, ho appena detto, cioè, che il mondo è cambiato completamente, i ragazzi di oggi sono cambiati completamente, in pratica è una cosa brutta che dirò adesso, non ci sono più valori, quindi di che stiamo discutendo? Oggi non ho Galano, mette la gamba, non mette la gamba, di che stiamo discutendo? Questi sono semplicemente dei pecoroni, manca a botte fanno, non sto parlando di quelli del Pescara, parlo in generale, non solo di calciatori, questa è la mia idea, quindi, molto bella che sia. L'appunto che faceva Riccardo Klinko lo trovi debole? Quando sostiene non mettevano la gamba, il riferimento alla poca intensità, allora, un giocatore, cioè debole come motivazione? Enrico, io sarei contento che fosse come dice Riccardo Klinko, vuol dire che i giocatori hanno gli attributi, le palle, va bene, lo dico io. Oggi, e non parlo né di Galano, sto parlando di nessuno, io parlo in generale, non sono capaci neanche di far questo, di non mettere la gamba. Perché se non mettono la gamba, o se la mettono poi, cioè, ci sono i pugni nello spogliatoio, come è spesso successo. Botte, urli, strille, perché hai fatto questo? Io ti spacco la fra compagni. E lì era il calcio vero, secondo Quindi, me. Quindi ci sollevi da un dubbio, lo spogliatoio del Pescara è uguale a tanti altri. Ma sicuramente, scusate, posso fare un esempio e poi la pianto qui.
Voi sapete che il mio cuore, insomma, da sempre batteva per il Milan, adesso un po' meno, tutto quanto, abbiamo passato degli anni difficili, no? Il Milan quest'anno è avanti di 5 punti rispetto all'Inter, che, come ha detto Totò De Leonardis, che capisce di calcio, mi dispiace per Klinko, io uno come Conte l'avrei già mandato via, ma appena detto che la società non lo protegge, che lui deve pensare alla famiglia, stava pensando di mezzo, con 12 milioni l'anno, 1 milione al mese, deve stare vicino alla famiglia, mi viene da pensare un autotrasportatore di Reggio Calabria che parte per 1500 euro al mese da Catanzaro, va fino in Svizzera e ritorna il venerdì sera, cioè lui non deve stare vicino alla famiglia. Ma detto questo, che è una mia idea, allora come si fa un allenatore come Conte a lamentarsi? Gli ha comprato anche la cupola di San Pietro, la cupola di San Pietro. Il Milan, e concludo, quest'anno è 5 punti davanti alla cupola di San Pietro di Conte, ha comprato Saliamakers, sta giocando con Gabbia, che alla Lucchese è andato perché non lo voleva nessuno, è rimasto al Milan perché Musacchio, quando è stato chiamato in campo al posto di Kier, siccome si era offeso, ha detto che gli faceva male il polpaccio, ed è entrato Gabbia, altrimenti Gabbia oggi stava alla Cavese. Cioè il calcio è fatto così. Comunque il Milan è primo in classifica, sapete perché? Perché si è creato uno spogliatoio, perché sono tutti compatti. Franco, nel momento in cui scricchiola qualcosa nello spogliatoio, il Milan tornerà quarto, quindi in classifica, sperando di no. Franco, Giambartino, vorrei tornare da te, quindi è davvero difficile lavorare con gli atleti di oggi, giovani, non giovani, è cambiato qualcosa rispetto a quando hai iniziato tu? Ma sicuramente sono cambiate tante cose, una cosa, quella che diceva Dino, sicuramente è una cosa che è cambiata, nel senso che il giocatore di prima aveva sicuramente un'esperienza... Dillo, aveva le... aveva sicuramente un'esperienza di calcio diversa rispetto a ai giocatori di oggi, che non hanno l'esperienza di calcio di quelli di anni fa, ma non per loro demerito. Secondo me oggi è cambiata totalmente la società, il modo di approcciarsi, il modo di trovare la motivazione, il modo di trovare un'unità di intenti all'interno della squadra, che è quella che fondamentalmente, come diceva Dino, fa la differenza, perché è un valore aggiunto per una squadra che comunque deve raggiungere determinati obiettivi. Però è anche vero che secondo me siamo anche noi che abbiamo vissuto in altri anni in cui le cose erano diverse, dobbiamo approcciarci al gruppo anche in maniera diversa, non possiamo essere legati a delle cose che oramai purtroppo non ci sono più. Quindi fondamentalmente bisogna capire di cosa oggi ha bisogno una squadra, quando si va ad interfacciarsi con una squadra. Io dico sempre, io penso che ognuno di noi a piccoli, a medi, a grandi livelli abbia bisogno di una metodologia, ma non solo sul lavoro, anche di una metodologia psicologica, perché fondamentalmente la psicologia ha un grande impatto quando vai a gestire le risorse umane. Quindi diciamo che quando ci si interfaccia con una squadra bisogna capire da chi è composta la squadra, da quale persone, soprattutto più che calciatore, è composta la squadra, e andare a toccare le corde giuste per esaltare quelle che sono le qualità. Una volta si diceva, sai, una squadra giovane, se ci si mettono 3-4 elementi di esperienza, sicuramente può far meglio che non una squadra totalmente giovane. Sicuramente è una cosa, secondo me, importante. Ma io apro un'altra parentesi, che quello che diceva Dino, che il Milan ha trovato quest'anno un gruppo forte. È vero, un gruppo forte, Dino, però secondo me il calcio di oggi, di questo momento più che di oggi, è diverso dal calcio dell'anno scorso e di due anni fa. Certo. Quando diciamo che i calciatori, gli step dei calciatori ci sono, perché i top player, i giocatori di grande livello e i giocatori di medio livello, le classifiche non le facciamo noi, ma perché sono le classifiche proprie del calciatore. Una squadra in questo momento che non ha una grande, diciamo, chiamiamolo carattere, che è quella parola anche brutta, non ha un grande carattere, in questa situazione è sicuramente avvantaggiata rispetto ad una squadra che è abituata a giocare con il pubblico, quindi a San Siro, con 80.000 persone che ti fischiano, ti incitano e tutto quanto, non sentono ovviamente la squadra la pressione che possono sentire oggi in un contesto, diciamo, allora, Franco, posso rispondere un attimo, a dire una cosa? Chiedo scusa, Riccardo. Allora, Franco, mi dicono dalla regia, intanto devi perfezionare un po' l'audio perché sta andando in distorsione. Se può abbassare Franco, un ti posso vorrei chiedere a Dino, che tu sai. Dino, scusami, tu che hai
uno staff anche a Buenos Aires, gli uffici a Buenos Aires per scoprire talenti. Qui stiamo parlando quindi di giovani e meno giovani. Certo. Ecco, giovani, i sudamericani e come si stanno adattando a questa tipologia di calcio in Italia? I giovani parlo, tu ne hai anche di italiani, avevi anche Marfini nel Pescara che è andato al Renate, non ho ancora capito il motivo, vabbè, quindi non c'è distinzione tra italiani e sudamericani. Allora Enrico, ti rispondo facilmente, poi mi piacerebbe che Franco, che un addetto vero al settore, gli volevo far dire un qualcosa facendogli una domanda, ma questo lo faccio poi. Allora, i ragazzi sudamericani, argentini e uruguaggi, che lasciano la famiglia, l'ho già detto in altre volte, lasciano la famiglia a 15 ore di volo da qui, che per sentirli devono aspettare i fusi orari e tutto quanto, hanno la garra. Hanno la fame di arrivare a vincere qualcosa, guadagnare dei soldi per fare. È questo che manca a quegli italiani? Non è che manca a quegli italiani, il problema dei ragazzi di oggi, e non parlo di calcio, siamo noi genitori. Vabbè, adesso... E non sto parlando di calcio. Oggi ho capito, succede questo. Però cerchiamo di e non faccio andare una domanda, e faccio la domanda a Franco, permettimi solo 30 secondi, Enrico. Franco, tu che fai questo lavoro e sei costretto col fischietto a dire oggi facciamo le ripetute 6 volte i 1000, no? Per chi non lo sa, bisogna fare 6 volte i 1000 metri e vi garantisco che non è semplice. Allora, anni fa, Franco, nelle squadre c'erano dei leader, oggi il Milan va bene perché c'è Ibrahimovic, non per i gol che sta facendo, perché comanda solo lui e tutti stanno zitti, punto. Allora, cosa succede? Che quando tu dicevi ragazzi oggi si fanno i 1000, un po' di anni fa, se venivi sposato dai vecchi, il giovane, il 18enne e il 19enne, si attaccava la scarpetta al 3° miglio o prendeva un calcio nel culo da quello vecchio, non da te, da quello vecchio. Cos'è cambiato oggi? Oggi se tu dici facciamo i 1000 ai ragazzotti, si inventano di tutto, semmai non vengono a fare niente, hanno la febbre perché sanno che si fanno le ripetute. Oggi, cioè voglio dire, non c'è più la voglia di lavorare, c'è la voglia di arrivare. E se tu lo rimproveri il ragazzino di oggi, tu, Franco, che lo ripeti all'allenatore, semmai lo mette in panchina, la prima cosa che fa, sapete qual è? Procuratore, io me ne voglio andare! Ma mo ti tengo una zambata, dai, invece il procuratore gli dice non ti ha fatto giocare, amore. Mo ci penso io, mo chiamo il mister, come chiamo lo mister? A che titolo chiamo il mister? Anzi, mo scavalcato, mo chiamo lo presidente. Allora, ragazzi, è vero, questo sono storie di calcio. Ovviamente no, ma Franco generale, si deve rispondere, lui è proprio testimone. Ma Franco ovviamente ti dà ragione perché vive sul campo queste esperienze, quindi come fa a darti torto, no? No, gli do ragione, ma ti ripeto, questo è secondo me è l'aspetto importante anche da capire. Noi siamo legati, come dicevo prima, ad altri valori, ad altri. Mi sentite meglio adesso rispetto a prima, sì? Sì, adesso va bene. Ad altre situazioni, e noi in questo momento ci dobbiamo rapportare ai ragazzi che sono, diciamo, proiettati al tempo di oggi. Quindi anche noi. Viziati. Non viziati, diversi rispetto a noi. Diversi rispetto a noi, sicuramente, perché comunque noi, ma dal punto di vista anche atletico, noi avevamo una motricità nettamente superiore rispetto ai ragazzi di oggi, e questa è una pecca importante per lo sport in generale italiano. Che noi che stavamo fuori 10, 12, 15 ore, noi eravamo polivalenti, tu bene ti ricordi di me, Antonio, noi su qualsiasi sport, non dico che non eravamo dei fenomeni, però ci approcciavamo in maniera molto più positiva, eravamo più... Cioè, noi con grinta, con grinta. Noi giocavamo a pallavolo, noi facciamo di tutto. E ovviamente i ragazzi di oggi bisogna rapportarsi anche a loro, perché anche dal di fuori un tifoso dice ma quello che problemi c'ha, perché guadagna tot, sicuramente è un punto a loro favore, però non bisogna dimenticare sempre che sono gli altri ragazzi, e i ragazzi di oggi caratterialmente sono sicuramente più deboli di quello che eravamo noi 20 anni fa, perché fondamentalmente è così. Quando non sono più deboli, si sentono più forti. Adesso devo interrompervi perché devo interrompervi. Il tema è molto interessante, andrebbe amplificato, richiederebbe anche più tempo, però noi andiamo di fretta, anzi avevo promesso a Franco di tenerlo soltanto per 10 minuti, un quarto d'ora. A lui piace parlare di calcio perché è un professionista, oltre che essere competente, anche molto legato ai colori bianco-azzurri. Però dobbiamo rientrare
non nella problematica del Pescara, ma ai fatti inerenti alla squadra biancoazzurro. Credo che queste problematiche le stanno vivendo un po' tutte le società. Ad esempio il Monza, Andrea me lo confermi, sì, sta richiamando un atleta che ha fatto parlare molto di sé, che sicuramente non è un esempio di professionalità, no Andrea? Sì, parliamo di Mario Balotelli che proprio questa mattina ha sostenuto le visite mediche con il Monza, ha risposto all'appello di sue vecchie conoscenze come l'amministratore delegato Adriano Gagliani, il presidente Berlusconi che lo avevano avuto già al Milan e quindi si lega al Monza e peraltro tra pochi giorni sarà anche avversario del Pescara perché a breve ci sarà il match dell'Adriatico Cornacchia proprio tra Pescara e Monza e Balotelli sarà dunque la star di quella partita ma dell'intero campionato. A te. Allora, prima di chiudere vorrei chiedere a Franco Giammartino, insomma Franco, dopo tante annate in Serie A, questo è un anno sabbatico, sei pronto a tornare immediatamente nel giro, Franco? Noi siamo sempre pronti, ovviamente bisogna scegliere l'occasione giusta, approfittiamo di questo periodo per migliorarci ancora di più, perché ovviamente sta benissimo Enrico che il calcio, come dicevo io, va avanti e noi dobbiamo stare al passo con il calcio, quindi prendiamo questo anno sicuramente per aggiornarci e vedere cose nuove, perché ce ne sono tantissime, che quando lavori purtroppo non puoi starvi dietro, e quindi alla prima occasione buona siamo pronti per rientrare. Finora il ricordo più bello della tua carriera qual è? Come scusi? Non ti ho sentito. Il ricordo più bello della tua carriera finora qual è? Roma-Barcellona? Quello è il momento della massima euforia? Sicuramente quello è stato uno dei momenti, anzi forse il momento, l'apice diciamo della felicità per me, ma come l'è stato anche portare il Sassuolo in Europa League, una squadra che comunque veniva dalla B nei precedenti 3 anni, che ha fatto un percorso importante con il mister, sicuramente sono state le due esperienze che ricordo con maggior piacere, e non ultimo, perché non ultimo, anche la promozione da pescarese del Pescara, certo, alla B, quella sarà una grandissima gioia da cittadino di Pescara aver potuto contribuire a far salire la mia squadra di categoria. Franco, noi ti ringraziamo per questo intervento nella nostra trasmissione, mi ha fatto molto piacere, un saluto da parte di tutti gli amici. Ciao Franco. Vorrei ricordare la notizia del giorno, quella relativa al Brescia. Andrea Costantini, ce la ricordi? Sì, assolutamente, perché dopo la sconfitta di Reggio Calabria il patron Cellino ha optato per l'esonero di Diego Lopez. Non ci sono ancora i tempi tecnici per il nuovo allenatore, che sarà verosimilmente Dionigi, e allora, visto che domani il Brescia sarà in campo per il recupero contro la Cremonese, gara che si giocherà allo stadio Zini, la squadra, il Brescia, è stata affidata temporaneamente a Gastaldello. Dunque Gastaldello ad interim in attesa del nuovo allenatore in pole position, chiaramente. Dionigi, a te. Tra qualche minuto torneremo per l'ultima fase di replay, a tra poco. Il super bonus 110% non è per tutti, non è per sempre. Il super bonus è difficile da ottenere. Lo trasforma in realtà Aragon Invest, Energy Service Company certificata a Pescara, in via Certeo Ciglio 56. Continua ad abitare i tuoi sogni, ma a costo zero. Info aragoninvest.eu. Se cerchi qualità, assortimento e il miglior prezzo, Notti d'Oro a Montesilvano. Oltre 1000 metri quadri di esposizione di materassi e biancheria per la casa. Esclusivista Blue Marine, Borbonese, Louis Joe, Bellora, Bossi, Fazzini. Somma, Piumini Down and Step, materassi Tempur, Dorelan, Simmons, Mistral, Pirelli, Permaflex e letti Bontempi. Notti d'Oro, vieni a trovarci a Montesilvano in Corso Umberto 271, telefono 085 44 58 973. Notti d'Oro, materassi e biancheria per sognare.
AZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it. Salve, sono Emidio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emidio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Terza ed ultima parte di replay. Allora Andrea, intanto domani c'è un recupero in Serie B. Abbiamo parlato prima della pubblicità di Cremonese-Brescia, che si giocherà alle ore 15 con Daniele Castaldello sulla panchina del Brescia, tecnico ad interim, ma ci sarà anche un altro recupero, e anche questo, soprattutto questo direi, interessa molto il Pescara, perché si giocherà all'Arena Garibaldi-Pisa-Ascoli. Sono due squadre che hanno l'una gli stessi punti del Pescara, il Pisa, l'altra ha due punti in meno l'Ascoli, quindi è evidente che il risultato di questa gara interessa molto da vicino il Pescara. Ecco, Andrea, dopo la partita di Ascoli ci sono stati molti post simpatici. Tu ne hai trovato uno particolare. Sì, prima diceva Dino Zampacorta che i giocatori vivono molto nei social, ma anche i tifosi si concentrano e reagiscono alle prestazioni della squadra in tanti modi. C'è questo Damir Seter che viene paragonato a Sancetteo, Sancetter. Ecco qui come appare l'attaccante colombiano, vescovo e bomber, nel meme. C'è un altro meme che invece prega per la salute dello stesso Seter, che ha delle fibre muscolari un po' fragili, quindi si teme sempre che prima o poi possa nuovamente infortunarsi. Allora preghiamo per la sua salute, San Seter da Buonaventura. A te. Allora chiedo a voi tutti, è Seter l'uomo che ha fatto soprattutto la differenza di questa squadra? Riparto da te, Luca. Sì, sì, è stato determinante. Determinante con il col Cittadella, meraviglioso l'altra sera ad Ascoli. Il gol, il secondo gol, pezzo di trovare, approfittando di una difesa messa non benissimo, ma al di là di quello è il lavoro che ha fatto per tutti i 65 minuti in cui è rimasto in campo. Una delle critiche che veniva mosse al mister Odd è di avere un gioco fatto di passaggi in orizzontale e non cercare mai la verticalità, ma se davanti, quando la cercavi, il pallone tornava indietro dopo 10 secondi, c'erano dei problemi. Con Seter è stato bravo mister Breda a metterlo nelle condizioni di far salire la squadra, di dare profondità, di permettere
ai compagni di lottare sulle seconde palle. È stata una questione mentale la vittoria di Ascoli, ma anche tecnica, con accorgimenti che hanno dato i loro frutti. Ma veramente parlare ha fatto anche Massimo Riccardo, col Cittadella, sì, la stessa partita, uguale. Quindi certo, voglio dire, con Setteri in campo puoi giocare in un certo modo, al di là che ci sia Massimo Oddo o Breda, cioè hai davanti uno che può andare in profondità, ma se non ce l'hai, questo non possiamo dare sempre e dire che Breda come tecnico ha azzeccato, l'aveva fatto anche Massimo 2 settimane fa. Intanto è entrato in collegamento con noi e mi fa molto piacere un attaccante che di gol ne ha fatti veramente tanti, Massimo Margiotta. Buonasera Massimo, non ci posso credere. Massimo Margiotta che ci parlerà poi della prossima partita Vicenza-Pescara, e vedo che ha tanti amici in comune. Chi è che diceva non ci posso credere? Io non ci posso credere, sono fatti 2 Margiotta stasera, sono fatti se sapevo che c'era Dino non partecipavo. C'ho un colpo in canna, Margio, o mi autorizzi o no, io la racconto, te lo dico. Non sapevo nemmeno che eravate amici. No, siamo amici. Cioè, per me è un amico, non so cosa pensa lui di me, ma io lo considero. Come si fa a non essere amico di Massimo Margiotto? Scusa. Cioè, Massimo, tra poco ti faccio intervenire subito. Allora, invece chiedo a Totò, De Leonardis, a Francesco e anche a Dino l'importanza di questo elemento Setter, che ormai viene considerato da tutti il Lukaku della Serie B. Totò. Ma guarda, sai bene che io stravedevo per questo giocatore già dalla prima amichevole, la partita di Pineto, la commentai insieme a Andrea, mi impressionò proprio per questa fisicità, per questo modo di questa progressione, ed era la prima volta che lo vedevo, insomma. Poi per lui parlano appunto le cifre, lui ha segnato con 4 presenze, ha avuto solo 4 presenze, ha avuto in questo campionato, e in queste 4 presenze il Pescara ha preso i 7 punti che ha adesso, insomma, cioè, basta già questo per dirlo, anche perché ha segnato 3 gol, insomma, credo che sia l'elemento chiave, ed è quello che a mio avviso ha soprattutto penalizzato, al di là di tutto, il cammino di Massimo Oddo in questa sfortunata parentesi. Credo che appunto con lui in campo sia un Pescara molto, molto, molto incisivo, cioè un Pescara che può far preoccupare l'avversario, perché sa partire sugli spazi, sa portare lui la palla davanti, insomma, abbiamo visto tutto il repertorio, in effetti accostarlo a questi giocatori, Lukaku, Zapata. La fisicità è la stessa, la progressione anche, l'unica cosa è che ha 22 anni, 23 anni. Diciamo che al secondo campionato ha fatto 1 di C con l'Olbia, ha segnato 15 gol, poi insomma ha giocato non molto con il Chievo, e adesso questo è il suo campionato più importante. Io credo che questo sia determinante per il Pescara, ma che abbia anche una bella carriera davanti. Allora, dopo torno agli altri amici, perché c'è Massimo Margiotta, che attualmente è responsabile del settore giovanile del Verona, ovviamente anche per accordi con l'ufficio stampa non parleremo della squadra scaligera, perché Margiotta ha una storia che è iniziata a Pescara nel 1994, ha giocato fino al 97, 7 gol in 42 presenze, e poi con il Vicenza in 3 parentesi diverse, dal 2001 al 2003 65 partite e 27 gol, dal 2004 al 2005 52 partite e 20 gol, poi dal 2008 al 2010 58 partite e 5 gol, in totale col Vicenza 52 gol e 175 partite. Tu che stavi sorridendo quando hai visto Margiotta, questo è stato un bomber di razza davvero. Tanta roba Margiottone, io gli voglio bene a Margiotta, perché è un ragazzo, come piace a me, umile, così come lo si vede, così come era, è rimasto, quindi gli voglio bene, ma non te ne approfittare Margiotta di queste parole belle che sto dicendo a tutti i telespettatori, in privato tornerò me stesso. Detto questo, Margiotta, è vero i numeri che avete detto, ma Margiotta è l'eroe di Leverkusen. Sì, vi ricordate l'eroe di Leverkusen? Ecco, è Massimo Margiotta, ve lo volevo ricordare. E poi c'è una chicca qua, se me lo permettete. Che succede? In onore di Margiotta,
Guardate cosa c'è. Tu hai le magliette di tutti. Appena esce un giocatore cacci la maglietta. No, aspetta. La sapevi, lo sapevi. Aspetta, guarda. Ma fine che nemmeno lui ce l'ha tutte queste maglie. Sapete perché non c'ho quella del Pescara, Enrico? Quella del Pescara non ce l'ho, perché quando gliel'ho chiesto se in dialetto mi ha risposto, ma questo me lo fa pagare, era ragazzino, quindi non me la dà. È vero, Massimo? Può essere. Come può essere? Tu non hai alcun, ma dici. Margio, se tu mi prometti che io posso raccontare una chicca, faremo ridere veramente. Aspetta, adesso glielo chiedi. Prima fammi sentire da Massimo. I suoi ricordi di Pescara sono ben noti, legati a quelli del Vicenza. Ovviamente ci sono tante altre società, Udinese, Perugia e tanta roba. Ma quando si parla di Pescara e Vicenza è un qualcosa di diverso? Ma intanto io ti ringrazio per l'invito, mi fa molto piacere partecipare e soprattutto rivedere tante persone che comunque facevano parte di quando ho cominciato a calcare palcoscenici importanti, da quando Pescara sono, perché poi a parte le presenze in prima squadra, cioè comunque ho fatto gran parte del settore giovanile, dai giovanissimi fino alla primavera l'ho fatto a Pescara e ho fatto tutto un percorso, sono stato tanti anni, 8 anni a Pescara e diciamo che lì è stato il mio inizio. Sicuramente Pescara insieme a Vicenza sono quelle città che comunque mi hanno lasciato tanto, perché comunque l'esordio nei professionisti a Pescara, la prima presenza, il primo gol proprio a Verona, perché proprio il mio primo gol lo feci proprio a Verona allo stadio Bentegodi con un 5-2 Hellas, Hellas Pescara, e poi Vicenza, a parte il fatto che comunque ci ho fatto tanti anni da giocatore, ci ho fatto tanti anni da il responsabile del settore giovanile, poi qui mi sono costruito una famiglia con mia moglie, dove è nata mia figlia, per questo diciamo sono le città per me molto rappresentative, molto importanti, come sicuramente nel lato calcistico Udine e come diceva Dino, cioè quella serata lì a Leverkusen, sicuramente Udine sotto l'aspetto professionale, quella partita mi ha fatto cambiare poi tutto quello che è stato il mio curriculum su tutti i punti di vista. Che poi Massimo, così come è successo a te, è successo anche ad altri campioni che hanno fatto strada, hai ricevuto anche tu i fischi qui all'Adriatico, ma questo fa parte del bagaglio di esperienza di talenti che poi sono esplosi altrove, no? Ma sai, quegli anni lì veniamo fuori dal... Ma perché sorridi, Dino? Ci sono... Perché c'era una canzoncina che adesso non mi ricordo, gli cantavano, ma se me la ricordo la dico. Va bene. No, lì diciamo che secondo me ti stai confondendo con Morgan, a Morgan gli facevano il coro. No, stai tranquillo. Allora, sai, era un buon periodo perché comunque avevamo una persona straordinaria che ci gestiva allora, che era Enrico Graziani. Che da quel Pescara, comunque quel periodo lì c'eravamo io, siamo usciti io, De Santi, Scannarsa, Esposito, cioè tanti ragazzi che, sai, in una realtà come eravamo noi, cioè, ci sono stati tanti giocatori. Poi sicuramente Pescara non devo essere io a parlare o a raccontare quello che è la storia, quello che comunque negli anni certo. Che è stato fatto a Pescara. Poi sicuramente diciamo che c'è stata un po' un'esagerazione, perché sicuramente le critiche che si riceveva, che ricevevo io, che riceveva De Santis, ma che hanno ricevuto anche altri ragazzi, quello diciamo che fa parte un po'. Ma gli ultimi sono stati Politano, Caprari, anche giocatori che oggi giocano in Però Serie quello, A. Quello non è un, quello secondo me poi alla fine aiuta anche a crescere, cioè a far capire subito in fretta quello che è il calcio vero, quello che non è più il calcio da settore giovanile. Per questo anche quello ti aiuta e ci ha aiutato a crescere, e poi comunque ci ha aiutato a fare le carriere che comunque abbiamo fatto. Dino, che volevi dire? No, se lui me lo permette, perché è una cosa veramente, io credo, veramente simpatica, che rispecchia. Parliamo dell'anno 1994, primo ritiro di Margiotta con la Pescara Calcio, in quel del Friuli, se non sbaglio era tipo Ampezzo,
17 certo anni punto... avevo, Dino. 17 non è una giustificazione, Margiotto, non è una giustificazione, io la racconto che tu ne dica. E in pratica io vado lì come assicuratore perché mi chiamano Gelsi, Sullo, mi dico, guarda che ci sono i ragazzi, io insomma, mi siedo con Margiotta, spiego bene la polizza, che non era tanto difficile da capire. Invalidità permanente, quando hai un danno permanente ti danno dei punti di invalidità permanente, quindi per ogni punto tu prendi i soldi se hai l'assicurazione. Hai capito? Sì, ho capito, bene, tutto a posto, capisce tutto, e vado via. Faccio i ritiri, perché in luglio sono, per rispondere a Clinco, 28 anni di ritiri tra le montagne, Margiotto, poi il tempo... Sintetizza, Dino, sintetizza. Sintetizzo, allora passano 2-3 giorni, ero dall'altra parte del Friuli, in pratica, non mi ricordo se ero in Val d'Aosta, non mi ricordo, mi chiama Gelsi e mi dice, ascolta, non potresti tornare qua perché abbiamo un problema, Margiotto, non Margiotta, insomma, dico, vabbè, devo tornare, torno lì. Margiotta in un campo su montano, campo bagnato, in una scivolata, era andato a finire con la gamba in un tombino fuori dal campo e si era fatto uno squarcio qui sotto la gamba che necessitava di punti di sutura. Vado lì e Sabatini, il grande Sabatini a cui io faccio un applauso perché è un grande uomo, poi ne parleremo se volete, pienamente era lì e mi dice Sabatini: Massimo, non preoccuparti, erano punti di sutura, non punti di invalidità. Dice: Massimo, non preoccuparti perché te ne metto il meno possibile, così non si vede lo sberle. Massimo ricorda i punti di invalidità che prendeva soldi, più punti se aveva, e gli dice a Tabatini: metti, dottor, metti, non ti preoccupare, pure qualcuno in più, perché pensava di prendere soldi. Questa è la storia, ma ne potrei raccontare. È vera, Massimo, lui. Questa storia, è vera. È vera, è vera, è vera, ma hai fatto bene, hai fatto bene, hai fatto bene, hai fatto bene. Grazie, Margiotta, gli voglio bene, Margiotta. Totò, Massimo, ricordi Totò di Leonardis, sì. Certo, certo. Il baffo. Sì. Ciao Massimo. Sì, ti ricordo tutti quanti. Ti ha scoperto lui, ti ha visto crescere, no? Beh sì, ho vissuto quel periodo in cui hai esordito col Pescara, tra l'altro in quella stagione particolare della lite Odd Franco Carnevale, in cui Carnevale. Lui si trova a fare titolare, credo insomma mi aggiornare. Prese posizione in suo favore in quel periodo, insomma, perché in effetti il ragazzo, come ragazzo, era bravo, era esplosivo, insomma, l'avevo seguito anche con la prima. Tra l'altro, quegli anni sono usciti fuori da quel periodo gli unici grandi attaccanti che ha espresso il vivaio biancazzurro, ovvero lui, Margiotta e Esposito. Quindi è da allora che aspettiamo un altro centravanti, un'altra punta capace del loro livello. Che poi Andrea Costantini mi faceva notare che in quella partita di Leverkusen tu hai realizzato i gol decisivi, l'allenatore era Gigi De Canio e giocava con te anche Sottile, che è stato allenatore del Pescara, no? Fino a quest'estate. Stavo vedendo la formazione, c'era sì. De Santis, Bertotto e Sottile, che Sottile, sì, sì. Ha avuto anche c'era anche Mauro Esposito in panchina. C'era anche la panchina. Ricordiamolo a chi faceva la panchina Mauro Esposito, ricordiamolo. Esatto. Senti Massimo, Vicenza Pescara Vicenza, gemellaggio da oltre 40 anni, il primo gemellaggio in Italia e resiste ancora grazie appunto al rapporto tra padre e figlio, generazione che si sono alternate. Due squadre diverse con un Vicenza che gioca anche un buon calcio. Sì, diciamo che il Vicenza si è subito adattato, ma ha un allenatore d'esperienza, per cui sotto quel punto di vista sicuramente non ci sono dubbi. Sicuramente è una squadra dove comunque è andata, non ha fatto grande rivoluzione, è andata a pescare giocatori utili alla categoria, ma soprattutto giocatori di esperienza, vedi Meggiorini. E devo dire che la classifica, per quello che loro in questo momento stanno esprimendo, sicuramente emotivamente gli manca qualche punticino, però è una squadra compatta, solida, come comunque è la mentalità dell'allenatore. E del Pescara invece che idea ti sei fatto dopo l'esonero di Odd? È arrivato Breda, subito una vittoria in trasferta. Ma sicuramente quando c'è un cambio e soprattutto c'è una vittoria, perché comunque è una vittoria ad Ascoli dove oggi purtroppo manca il pubblico, però se non ricordo male quando si giocava
Pescara-Ascoli-Pescara erano partite molto, sono molto sentite, per questo è stata una vittoria importante, ma sicuramente importantissima, perché dopo un cambio io penso che sia fondamentale dare un segnale positivo, anche se non è mai bello cambiare gli allenatori, però sicuramente in questo caso che c'è stato a Pescara, la cosa importante per la società e per la squadra è avere una reazione. Penso che questo il Pescara l'abbia dimostrato in una partita, secondo me, molto difficile, in una partita sentita e soprattutto fuori casa. Per questo è stato dato un segnale molto importante. Allora, lo chiedo a te, lo chiedo un po' a tutti: dopo questa vittoria cambiano gli obiettivi della squadra? Iniziamo proprio da te, Massimo. Oppure no, una squadra che può puntare alla salvezza e poi step dopo step? Ma no, io sono del parere che in queste situazioni qui bisogna trovare la continuità, bisogna cercare di trovare quella che è la serenità, perché sicuramente, ripeto, se c'è stato un cambio di allenatore, delle problematiche ci sono state, delle partite negative o comunque dei risultati negativi ce ne sono stati, e per questo significa che in questo momento, secondo me, prima di parlare di obiettivi bisogna parlare di cercare di trovare una continuità nei risultati e una serenità. Poi, una volta trovate la continuità e la serenità, poi a quel punto si può decidere, si può pensare di mettere un obiettivo. Però in questo momento il Pescara, secondo me, deve trovare una serenità di risultati, deve trovare una serenità di gioco, di continuità, di sicurezze, perché comunque anche il Pescara, secondo me, ha un buon organico e non merita quella posizione. Poi sicuramente, non stando e non vivendo in città, non so quali possono essere stati i motivi, però secondo me in questo momento devono trovare una serenità e una continuità per poi poter parlare di obiettivi. Francesco, stessa domanda: cambiano gli obiettivi oppure bisogna stare calmi? Adesso beh, molto calmi, molto molto calmi. L'obiettivo principale adesso è allontanarsi nel più breve tempo possibile dalla zona rossa, passare alla zona arancione, abbiamo detto in apertura. Bravo, se riusciamo in termini di Covid, per adesso si punta alla zona arancione, poi consolidare la zona arancione e poi si vedrà. Credo che perché tutto ciò si verifichi serviranno un bel po' di partite. A proposito, oggi Andrea Costantini, c'è stata la conferenza stampa del presidente della regione, sì. Marsilio, in poche parole cosa ha detto per chi non l'ha seguita nella nostra diretta? Sì, sostanzialmente ha cercato di motivare perché è arrivato a questa decisione, cioè di firmare l'ordinanza che ha reso l'Abruzzo regione arancione, andando anche contro quelle che erano le disposizioni del governo, che infatti con una lettera inviata dai ministri Boccia e Speranza ha diffidato proprio Marsilio a tornare indietro. Marsilio invece ha confermato la sua ordinanza, ha spiegato alcuni tecnicismi che lo hanno portato a questa decisione, ha spiegato anche che soprattutto la ratio è dare la possibilità alle attività commerciali che erano chiuse fino a ieri di poter aprire con qualche giorno di anticipo e di poter guadagnare un pochino sfruttando questi giorni di festa il Ponte dell'Immacolata. A te. Grazie Andrea. Dino Zappacorta, se ti dico Isola di Z, le tante serate organizzate, porca miseria, quanto mancano, e cosa hai in mente per il futuro, se hai qualcosa in mente? Comunque Enrico, nel bene e nel male c'è chi mi ama, se ti puoi alzare in piedi, Dino, ma stai con le Bermuda. Dino, se fai così, ti alzi in piedi e stai in pantaloncini. Enrico, sono un vulcano di idee, ho in mente una rinascita appena questo maledetto Covid ci manderà via, se ne andrà via. Non ci manderà via, se ne andrà via. Dobbiamo rinascere, e siccome a me piace aggregare, stare in simpatia, ridere, scherzare, possibilmente cantare, far fare figuracce a chi non sa cantare, mangiare qualcosa insieme, tutto quanto, sto cercando di mettere su un qualcosa che appena questo maledetto Covid ci l'abbandona, se ne parlerà in tutta Italia, se ci riesco, speriamo in Dio. Invece in questo periodo di Natale, sempre con l'Isola di Z, organizzavi delle serate, mi ricordo, in beneficenza dei ragazzi del Nido del Focolaio quest'anno. Ah sì, questo mi dispiace tanto, che tu sai che ogni anno a Natale organizzo una serata di beneficenza totale per questi ragazzi del Nido del Focolaio, che sono ragazzi che hanno gravi problematiche di tutti i generi. Suor Caterina è ormai amica da tanti anni, quest'anno non lo si potrà fare, lo farò personalmente. Bravo.
Massimo, Pescara Vicenza, per chi tiferai? È normale che sei collegato con una TV abruzzese, ci mancherebbe che... Però c'è il gemellaggio, quindi puoi dire qualsiasi cosa. Ma proprio perché c'è un gemellaggio, è allora che vinca il migliore, cioè nel senso che... però ti dico tutti. Scusa Dino, perché non hai mai invitato Margiotta alle tue serate? No, perché mangia troppo lui, non mangia troppo, mangia per tre, non riesco. No, ma come non l'ho invitato? Lui l'ho invitato tante volte. È vero o no, Margio? Sì, mi ha invitato tante volte. Hai fatto il DNA a tua figlia? È troppo bella, non può essere tua figlia, l'hai fatto? No, basta che si assomiglia a mia moglie, quello è l'importante. Bravissimo. Ragazzi, io scherzo con lui, ma scherzo veramente. Massimo, noi ti ringraziamo. Enrico, perché non se ne può parlare? Ha fatto miracoli con la primavera lui, con tutto il settore giovanile. Perché no, perché era un accordo con l'ufficio stampa del Verona, ci mancherebbe, se vuol dire quello. Ma lui no, ma io sì, io posso parlare, lui no. Vabbè, però non mettiamoli in difficoltà. No, a parte tutto spero che comunque sia una partita bella, perché sicuramente la vedrò, e spero che comunque, è normale che qui sono in una trasmissione pescarese, sicuramente per voi sperate nella vittoria, però io spero che ci sia una bella partita, perché secondo me in questo momento, proprio per questa partita, arrivano in un momento buono, perché il Pescara comunque ha fatto, come ho detto, un risultato importante ad Ascoli, e il Vicenza comunque viene da dei risultati, perché comunque ha pareggiato a Monza, ha pareggiato con l'Empoli, ha fatto delle partite abbastanza buone, secondo me arrivano in un momento mentale, secondo me abbastanza buono. Massimo, noi ti ringraziamo per questo collegamento da Verona, ovviamente complimenti per il tuo lavoro nel settore giovanile, e mi auguro di rivederti al più presto. Un abbraccio da parte di tutto questo studio virtuale. Un abbraccio a tutti, mi ha fatto piacere rivedervi, grazie di cuore per l'invito. Grazie. Ciao, chi vuol chiudere? Chi vuol chiudere di voi? Alzi il braccio e può dire qualsiasi cosa, perché siamo proprio alla fine. Totò, velocemente. Velocemente, intanto per completare il palmarès di Massimo c'è da dire che è stata anche la nazionale del Venezuela, insomma, non è cosa da poco. e poi per quanto riguarda la domanda che eccolo! Hai fatto prima, eccolo là, bravo Dino, attinta. Era tutto Dino, ma è attrezzato. Guardate adesso è un passo. Grazie. Posso far cuore, vedere una cosa? Grazie Massimo. Sì, ancora. Cos'è questo? Cos'è Dino? Un giorno per me è un giorno indimenticabile da tutti i punti di vista. Un giorno per me memorabile. Sì, è il pannello che abbiamo anche qui in diretta nello studio. Vedi Maradona e Junior, qua. Dino, c'eri anche tu, quindi. Certo, un giorno memorabile. Grazie a tutti, grazie Dino. Volevo concludere con lui. Facciamo un grande applauso a Ernesto, una delle persone più serie che ho incontrato nella mia vita. Un applauso virtuale da parte di tutto lo studio di TV6. Grazie Dino Zappacorta, grazie a Massimo Margiotta, a Riccardo Clinco, Totò De Leonardis, Luca Pennese. Luca, ci risentiamo presto, grazie a Francesco Di Francesco. Andrea, grazie. Questa sera ci ho coinvolto poco, ma avevamo in diretta, mica è facile gestire Dino Zappacorta. Grazie Andrea del solito contributo, grazie a Maurizio Daguini in regia. Appuntamento a lunedì prossimo, grazie per averci scelto.